Buongiorno a tutti e benvenuti al primo Romac. Allora, sarò velocissimo perché abbiamo iniziato un po' in ritardo, però tanto ho poche slide, una quarantina. E allora, come sapete, credo tutti, questo evento è organizzato da Cyber Saiyan, che è l'associazione che ho fondato insieme a Davide, Federico e Davide, che oggi non c'è per motivi personali, e questo è il sito di Cyber Saiyan che forse già conoscete tutti, e è un'associazione di promozione sociale che ha lo scopo di promuovere la cultura della security e dell'ethical hacking, e con questo obiettivo noi abbiamo organizzato Romac, uno degli eventi che organizziamo. Piccola marchetta, se volete diventare soci andate sul sito e fate l'iscrizione all'associazione, chiaramente supportate le attività dell'associazione, non è obbligatorio. Oh beh, questo è il sito di Romac, qui avete l'hashtag ufficiale se volete twittare, Facebook e via dicendo. Come sapete benissimo, il tema specifico di questa edizione è un tema secondo noi molto importante, è quello dell'attacco difesa con su scenari reali e con lavoro di squadra. Questo secondo me è un tema attualissimo, se ne parla tanto. Oggi cercheremo di darvi la nostra visione, una visione molto orientata, molto pragmatica alla realtà, perciò i nostri relatori sicuramente vi stupiranno con effetti speciali. Qui voglio iniziare innanzitutto con un ringraziamento ai nostri sponsor, perché chiaramente se siamo qua tutti e ci godiamo un evento e una giornata tranquilla, in serenità, senza pagare, lo dobbiamo agli sponsor. Abbiamo Nova CS, B-Wave, Jesca, Quantum Leap e Mentat, che sono i nostri sponsor oro, che ci hanno creduto sull'evento. Poi abbiamo anche loro, i nostri sponsor argento, che hanno creduto in noi, sono DSWay, Palo Alto, Fortinet, Stormshield, Capgemini, Cisco e Consult Inc. E li ringraziamo anche loro. Abbiamo il nostro sponsor bronzo, poverello da solo, IT Centric, e i nostri sponsor tecnici che sono Soft Strategy, CyberBee, Marco Petrucci, che è il ragazzo che ha fatto tutta la grafica dell'evento, che insomma spero che vi piaccia, ci abbiamo passato mesi, soprattutto Federico, a concettualizzare il logo di Romac. E poi chiaramente ringraziamo il Link Campus che ci ha dato questa location, che insomma spero che vi piaccia nel suo complesso, secondo me è una location fantastica. Detto questo, ringraziamenti sparsi oltre ai nostri sponsor che ci fanno fare l'evento, al nostro staff, siamo credo 18, non lo so, insomma parecchia gente che ci ha dato una mano da stamattina in questi giorni a organizzare tutto quanto, e penso e spero che l'accoglienza sia andata bene per tutti. Tutti i ragazzi che hanno submittato la Call for Paper, cioè abbiamo avuto 16 submission, che secondo me è un risultato eccezionale per un evento alla prima edizione e su un tema così specifico, perciò chiudeva un po' il cerchio delle possibili submission. Le persone che ci hanno aiutato a fare la valutazione delle Call for Paper che sono arrivate, premetto che tutte quante erano eccezionali, però alla fine abbiamo dovuto sceglierne 5. E ringrazio Dario, Antonio, Alessandro e Fabio che sono qui in sala in ordine sparso. E poi chiaramente ringrazio tutti voi, tutti quelli che si sono messi in lista d'attesa. Abbiamo avuto quasi 500 persone in lista d'attesa che non sono riuscite a partecipare per ovvi motivi di spazio. E tutti quelli che ci stanno ascoltando in streaming, spero, forse. Mamma, papà e tutti la famiglia. Ok, cose organizzative molto veloci. Sul retro del vostro badge avete il programma dell'evento. Potete consultarlo girando semplicemente il badge. Come vedete abbiamo i talk fino alle 13, un'ora e mezzo di pausa pranzo, il pranzo è offerto da noi, perciò con il buono che trovate dentro la vostra sacchettina, che è quel buono con la pizza lì, all'uscita potete ritirare il vostro pranzo che è qui fuori, pizza, frutta e acqua. Poi se qualcuno vuole mangiare via Gregorio VII è piena di posti. Dopo riprendiamo con dei talk per concludere con il nostro laboratorio, che è una cosa che abbiamo fatto noi come associazione Cyber Saiyan. Speriamo insomma che potrete gradire quello che è stato per noi il lavoro di tanti mesi che abbiamo portato oggi. Oltre questo, alla fine, se rimanete, se ce la fate, sopravvissuti, abbiamo della birra artigianale qua fuori, dentro la sacchetta avete un buono per una birra, una 03, poi se volete bere altra birra, come spero, ve la pagate. Vado avanti, se qualsiasi necessità, qualsiasi cosa, lo staff, maglietta rossa, chiedete a loro e vi sarà dato.
altre cose logistiche molto semplici. Abbiamo il pranzo e la birra, verranno fatti all'esterno. Questa slide è sbagliata, me ne sono accorta adesso. Però comunque il pranzo sarà qui dietro, su questa viottola laterale. La birra è sotto il tendone. I servizi igienici sono all'interno del chiostro che trovate qui sulla sinistra, perciò se li dovete utilizzare vicino al bar sono lì fuori. E cioè avete il bar sotto al gazebo e il bar del campus vicino ai servizi igienici, cose fondamentali per sopravvivere a Romac. Spegnete i telefoni, metteteli in silenzioso e passo la parola a Federico che vuole dire una cosa. Il mondo sta andando verso l'isolamento. Solo un invito molto veloce, è una community, non vi isolate, gli sponsor sono qua, sono presenti, condividete idee, impressioni, parlate, dialogate, vogliamo che questa community quantomeno abbia un aspetto di community, quindi interagiamo tutti quanti, siamo qua noi e sono qua gli sponsor, li riconoscete anche dai badge, colorati diversamente, grazie. Vabbè, Davide è muto, perciò iniziamo con Massimiliano e Piero, Massimo e Piero. Allora, Massimo e Piero, insomma, sono due amici che lavorano in UX, che penso sia una delle eccellenze italiane da un punto di vista anche di security IT, e oggi ci presenteranno questo talk su quello che effettivamente il loro lavoro in UX. Perciò passo la parola a Massimo e in bocca al lupo. Innanzitutto, ciao a tutti. Grazie a Giovanni. Grazie all'associazione CyberCyan per aver organizzato questa fantastica giornata. Grazie. E ci presentiamo, ci ha introdotto Giovanni, io sono Massimo Bozza, mi occupo di ethical hacking, a volte sono un security engineer, e lavoriamo in UX NET-A-Porter. Ciao, sono Pietro, mi sentite? Sì. Mi occupo degli aspetti di defense per UX NET-A-Porter Group. Principalmente mi occupo dell'improvement di quello che è il framework di detection, quindi la parte di monitoring, detection e response, e mi occupo anche di quelle che sono le attività di analisi forense. Come potrete vedere dalle slide, siamo rimasti sul tema Cyan. Essenzialmente oggi vi presentiamo la fusione del red team, ovvero di chi attacca, e del blue team, ovvero di chi difende. Di cosa parleremo oggi? Essenzialmente cos'è un red vs blue team o adversarial approach? Quali indicatori e quali evoluzioni degli indicatori questo tipo di approccio permette? Andremo a presentare un po' il nostro framework, ciò che abbiamo pensato, come lo abbiamo fatto, anche con degli esempi, e quello che potrebbero essere, essendo un processo, gli sviluppi futuri. Un po' di chiarezza, perché spesso si tende a confondere questo tipo di tematica. Essenzialmente cosa è e cosa non è un approccio avversario o un adversary simulation? Non è un esercizio classico di red teaming, ovvero non è un gruppo di hacker, white hat, che essenzialmente cercano di bucare, di entrare nella rete utilizzando varie tecniche, bensì è un'attività white box, quindi condivisa, e soprattutto è un processo che si instaura tra il red team e il blue team. È un processo cooperativo e ripetitivo, quindi non è un qualcosa da fare una sola volta, non è qualcosa che può essere preso, effettuato e lasciato lì. Adversary simulation ha tanti sinonimi, non esiste uno specifico nome per questo tipo di attività. C'è chi la chiama purple team, ovvero l'incontro tra il red e il blue team, o threat emulation o attack simulation. Quali sono gli obiettivi principali di questo tipo di attività in un'azienda e perché farlo essenzialmente? Per fare un improvement di quello che è le capacità di detection, quindi comportarsi come degli attaccanti veri con degli scenari
mutuati da attaccanti veri, cercando di emularli o simularli, per andare a migliorare la parte di detection e capire soprattutto se ci sono punti ciechi, blind spot, nella chain di detection. Questo in cosa si traduce? Fondamentalmente in KPI per il business. Ok, noi dobbiamo allocare un certo budget, dove lo allochiamo? Un esempio può essere: ci conviene partire e passare tutta la nostra infrastruttura alla nuova versione di Windows? La risposta che abbiamo dato dopo questa attività è sì, perché permette un improvement delle capacità di detection. Soprattutto se un'azienda ha un blue team interno, questo blue team non può essere dormiente sempre o sperare che all'occorrenza della detection e della reaction debba essere pronto e sempre esecutivo. Quindi questo tipo di attività serve anche al blue team come training. E soprattutto può essere utilizzato anche quando spesso si comprano questi oggettini tanto costosi che millantano di fare tanta detection. Ok, comprate questo, avrete risolto i vostri problemi di sicurezza. Beh, fare un benchmark o un test su questo tipo di apparati. Ogni tanto capita. Vabbè. Essenzialmente il primo approccio a questo tipo di attività è capire se si vuole simulare o emulare. Emulare significa effettuare specificamente tutti. Sì. Sembra, ma è una live demo. È l'Easter Egg, ragazzi. Ok, ci siamo. Lo stream? Perfetto, ci siamo. Dicevamo, tra la principale distinzione che si fa in questo tipo di attività è emulare o simulare. Esistono diversi tool sviluppati anche da altre grandi aziende come Meta di Uber, oppure RTA di Endgame, e fondamentalmente la prima distinzione che si fa è simuliamo o emuliamo. Emulare significa appunto avere lo stesso comportamento di un attaccante, e avere gli stessi tool dell'attaccante. Invece simulare significa utilizzare le stesse tecniche con dei tool che abbiano lo stesso behavior, quindi lo stesso comportamento, e in più si può cercare di automatizzare il tutto, il che a livello enterprise è molto importante. Cosa significa emulare? Emulare significa quindi anche spendere molto di più a livello economico, perché bisogna spendere più tempo per fare questo tipo di attività, ma sicuramente un pro è che l'attività sarà molto più accurata, servirà molto più tempo, e a volte però non si può emulare perché fondamentalmente alcune tecniche di alcuni attaccanti, alcuni tool non sono disponibili. Quindi l'approccio di simulare è molto più economico a livello di budget, sicuramente ha dei compromessi, quindi sarà un pochino meno accurato, però ha la possibilità di riutilizzare tool già presenti, già conosciuti, e di scalare. Ora parliamo dello shift di paradigma, e ce ne parlerà più. Allora, da un punto di vista della difesa, una volta definito quello che è il modello attraverso il quale si intende simulare l'attacco, è stata fatta una scelta di un cambio di paradigma. Infatti per molto tempo all'interno di quelli che erano tutti i flussi di gestione incidenti,
l'approccio è stato principalmente guidato dalle fasi di response. Perché? Perché molti dei contenuti sviluppati all'interno dei sistemi, si basavano su quelli che erano indicatori di compromissione, il che fornisce capability principalmente di reaction e non focalizzate sulla detection. La detection veniva lasciata principalmente a quelli che erano i contenuti di correlazione, quindi se avevano determinate falle oppure non erano sviluppati in modo corretto, questo andava a influire sulle fasi, sulle, come dire, sulla parte proattiva della detection. Ed è per questo che abbiamo scelto di focalizzare l'intero framework su un concetto, che è quello di indicatori di attacco. Gli indicatori di attacco ci consentono appunto di avere quelli che sono degli artifact all'interno della nostra infrastruttura di log collection, che possono darci informazioni su quella che è l'evoluzione di un attacco mentre è in esecuzione. Quindi un indicatore di compromissione ci dà informazioni su un attacco che è stato portato a termine, mentre quelli di attacco ci danno informazioni su ciò che sta avvenendo in questo momento all'interno della nostra rete. Questo non significa bocciare del tutto quelli che sono gli indicatori di compromissione. Gli indicatori di compromissione sono utilizzati all'interno di questo framework come elementi di validazione di quelli che sono i contenuti di correlazione e come elementi di riclassificazione dei risultati ottenuti dalla correlazione oppure dalla classificazione degli eventi. Quindi tutto viene utilizzato all'interno di quello che è l'engine, questa figura astratta, l'engine di correlazione, vengono fuse insieme per darci quelle che sono le informazioni per attuare azioni di detection o quantomeno azioni di response. L'esigenza a questo punto, fatta questa scelta di modello, questa scelta di approccio, al fine di sviluppare quelli che erano i contenuti di detection, nasce la necessità di classificare quelli che sono gli indicatori. Quindi capire questi indicatori di attacco, come si relazionano tra di loro, come si susseguono tra di loro, se hanno un flusso. E quindi il primo approccio, quello più classico, quello più conosciuto, è cercare di mappare tutto su quella che è la kill chain. Kill chain è un è stato ed è ereditato da modelli di militari, adattato da Martin Locker per la cyber security. Però quello che ci siamo resi conto è che era poco elastica, è troppo ad alto livello e non consentiva di classificare in modo corretto quelli che erano i nostri indicatori. Quindi abbiamo fatto una scelta di passare a quello che è il framework del MITRE, ATTAC, che è Adversarial Technique, Tactic and Common Knowledge, che lui, attraverso questo framework, noi riusciamo a mappare le ultime 5 fasi della kill chain, che sono le fasi che principalmente producono informazioni, artifact sul sistema target, con 11 classificazioni differenti. Queste sono 11 tecniche differenti, relazionabili tra di loro. Per ogni tecnica, il MITRE, ed è un concetto open, quindi chiunque può collaborare, mappa una serie di tattiche di attacco. Quindi c'è una knowledge base formata da n.000 tattiche d'attacco, ognuna classificata con un proprio ID e mappata su ogni tattica d'attacco. Quindi questo alla fine è il risultato, questo è il modello che abbiamo utilizzato per mappare quelli che sono gli artifact che noi collezioniamo, in modo da agevolare quella che è la correlazione degli artifact stessi. Quindi identificando un artifact in che fase d'attacco è, riusciamo a sviluppare in modo più dettagliato, in modo più mirato la regola di correlazione. Passiamo appunto a presentare quello che è il framework che proponiamo.
l'Adversary Simulation Framework, che è composto principalmente da tre moduli, tre funzioni. Abbiamo la Threat Analysis, l'Attack and Kill Chain Simulation e Detection. Questi componenti, come diceva prima Massimo, non lavorano in modo separato, quindi indipendente tra di loro. Ci sono diversi punti di contatto per lo sharing di informazioni e per garantire una produzione dei contenuti, che siano contenuti di attacco o contenuti di difesa, quanto più dettagliata e mirata possibile. È un framework che è in continuous improvement, quindi è un framework, adesso viene riportato come un flow, ma è circolare, viene alimentato continuamente da tutte quelle che sono le figure che fanno parte e che ci lavorano. E lo vediamo adesso nel dettaglio, partendo dal primo modulo. Il primo modulo è quello di Threat Analysis. Da letteratura, la Threat Analysis è un'attività, un processo human lead, che serve appunto per migliorare quella che sono le misure di sicurezza e garantire una maggior conoscenza della propria infrastruttura. Da letteratura sempre questa definizione è associata soprattutto ad attività di analisi delle nuove vulnerabilità, capire se queste hanno un impatto sulla mia infrastruttura, eccetera, eccetera, eccetera. Noi riutilizziamo questa parte di definizione perché è adattabile alla figura, alla funzione che abbiamo all'interno del nostro framework. Lui non deve fare, il modulo non fa altro che guardare al mondo esterno, conoscere quelle che sono gli attacchi, le tipologie di attacchi, le tipologie dei nemici, come agiscono e con quali armamenti, e raffrontarli a quella che è l'infrastruttura propria, quindi all'ambiente interno, al proprio environment, per produrre poi, una volta che li ha selezionati, tutti quelli che sono i contenuti che entrano a far parte del framework. Più nel dettaglio, il modulo è composto da 5 funzioni. Abbiamo la funzione di Threat Intelligence che nel nostro caso specifico è stata portata avanti tramite services che vanno ad alimentare quello che è il nostro log collector, dove fruiscono reportistiche, contenuti ad hoc su quelle che sono tecniche d'attacco, malware, come malware sono utilizzati, informazioni sull'evoluzione, sulle funzioni addirittura di ogni tipologia di componente tecnologico utilizzato dagli attaccanti, quindi quelle che sono le informazioni riguardo l'utilizzo degli armamenti. Una volta collezionati questi dati, che è una fase passiva, si passa alla fase di data filtering, perché all'interno del sistema arrivano tutte le informazioni. Chi si occupa di questa funzione deve iniziare a mapparle sulla nostra infrastruttura, che noi andiamo ad analizzare un APT o delle tecniche d'attacco che impattano su tecnologie POS oppure ATM, a noi non può interessare più di tanto. Partiamo da altre tipologie di APT. Quindi quelli più relazionabili a quella che è la nostra infrastruttura e soprattutto a quello che è il nostro business. Quindi c'è una fase di filtering dove si va ad identificare le tecniche di interesse. Le informazioni ottenute da questa fase vengono passate alla data analysis. Questo è il core di questo modulo, dove chi svolge questa funzione ha principalmente il compito di estrapolare dalla reportistica le informazioni riguardo le tecniche utilizzate, mapparle all'interno di modelli che abbiamo definito e associare quelli che sono i tool utilizzati, i comportamenti eseguiti dagli attaccanti, quindi creare quelli che sono appunto gli scenari d'attacco che sono stati evidenziati, che non so, da altre aziende su altri sistemi target, quindi scenari utilizzati dall'attaccante. Una volta fatto questo, si riproducono quelle che sono le reportistiche, dove tutto viene riportato in forma tabellare in modo che possa essere utilizzato dai moduli successivi. Tutto questo modello è in continuous improvement perché
una volta analizzato un APT, una volta analizzato un attaccante, una volta analizzato una tecnica d'attacco, deve essere continuamente aggiornata, perché in molti casi gli APT cambiano i loro modelli di esecuzione di quelle che sono le tecniche. Qui abbiamo appunto una rappresentazione, sono degli estratti di quello che è il nostro sistema, dove noi andiamo a storare le informazioni. Le informazioni possono essere rappresentate partendo ad esempio dagli armamenti utilizzati dagli attaccanti. Queste sono relative ad ogni APT, viene fatto per ogni APT, quindi tool utilizzato, il threat analyst ha il compito di capire che tipologia è e soprattutto se è reperibile, perché anche in casi come tool pubblici come Mimikatz, per alcuni attaccanti sono state utilizzate delle versioni customizzate, quindi ha anche il compito di reperire queste informazioni se riesce ad ottenere appunto quello che è il reale software utilizzato. Procede poi con mapping su quelle che sono le tattiche d'attacco ed infine riporta all'interno di queste informazioni quelle che sono le funzioni di quel determinato tool che sono state utilizzate per eseguire l'attacco e va a mapparle su quelle che sono le tattiche d'attacco. Con l'ID lì riportato è quello del Mitre. È molto comodo averlo, perché poi sul portale del Mitre, sul framework del Mitre, ci sono molte informazioni che aiutano sia la parte dell'attaccante sia la parte di difesa per crearsi una knowledge base sul comportamento e su cosa aspettarsi da quella tecnica d'attacco. Il threat analyst ha anche lo scopo di creare poi i flow. A livello operativo, questo è il caso dell'ENA malware, con l'utilizzo del framework Kodiak, utilizzato per attività post-exploitation. E quindi qui si cerca di riportare tutte le informazioni in ordine temporale di come è stata eseguita appunto la fase d'attacco, quindi dall'inizio, dal punto zero fino al raggiungimento dell'obiettivo finale. Ora parte il mio lavoro, fondamentalmente si fa un briefing con il threat analyst. Come ha detto Pietro, abbiamo già raccolto e scremato le informazioni che ci servono. Fondamentalmente, cosa sono incaricato a fare? L'estrazione delle tecniche, quindi valutando col threat analyst quali sono le tecniche utilizzate da uno specifico APT, le si va a valutare, a scremare, a capire come ricrearle, quindi fare un mapping con dei tool, capire se possono andare bene dei tool già presenti, open source, c'è bisogno di creare nuovi tool nostri, custom, semmai per ricreare uno specifico scenario, fare il setup dell'environment, quindi capire se questo APT, per esempio, targetta una determinata versione di Windows o quale tipo di vettore, che tipo di sistemi operativi, fare l'engineering di tutto. In tutto questo processo noi logicamente arricchiamo la nostra knowledge base, perché molti di questi moduli, molti di questi pezzi possono essere riutilizzati. E poi soprattutto, essenzialmente dopo, c'è la fase di execution e di reporting. Quali sono le parole chiave per il nostro framework in questa fase? Simulazione, ovvero quando prima abbiamo detto emuliamo, simuliamo, noi abbiamo scelto la simulazione. Abbiamo scelto di costruirci un toolset fondamentalmente custom. Ci sono tanti altri come Ubermeta o RTA che potevano essere utilizzati, però abbiamo capito che erano troppo limitati. Quindi sviluppando dei nostri tool, un nostro framework, un nostro automation engine, poteva essere molto più flessibile. Quali sono le attività che svolgo in questo frangente? Come abbiamo detto, c'è l'extraction, quindi cosa andiamo a estrarre, il mapping, custom tool, esempio. Ci serve una versione di Mimikatz che non sia quella disponibile online, perché ha un altro rate di detection. Ok, perfetto, lo ricompiliamo, lo modifichiamo, così da abbassare il rate ed essere più simili agli attaccanti.
Per Ansible, per esempio, c'è stata la necessità di creare dei nuovi moduli, perché i moduli presenti non erano utili per i nostri scopi. Nella parte di environment abbiamo costruito un po' tutti i vari scenari, quindi vari sistemi operativi, differenti versioni di patching. Questo è un esempio di TTP mapping. Quindi abbiamo la tecnica del Mitre che arriva dal nostro threat analyst. Abbiamo in questo caso la parte di privilege escalation era fatta con un malware PlugX. Non avevamo quel tipo di malware, quindi abbiamo deciso, ok, questa tipologia di behavior possiamo renderla con un altro tool. Abbiamo scelto un tool open source che è TokenVator per la manipolazione dei token. Stessa cosa per il dump delle credenziali. In alcuni casi abbiamo utilizzato Mimikatz, in altri addirittura abbiamo utilizzato Process Dump direttamente, perché quel tipo di attaccante utilizzava Process Dump. Questo è il nostro framework a livello di attacco. Abbiamo utilizzato come automation engine Ansible. Perché Ansible? Ansible è molto supportato, ha una grande community dietro ed è facilmente espandibile, possiamo lavorarci molto su. Inoltre ha un suo vault per lo store delle credenziali, ha tanti moduli già fatti e facilmente sviluppabili, ha un suo inventory. Abbiamo utilizzato questo tipo di stack tecnologico, fondamentalmente Python, PowerShell e tutta la galassia di .NET. Questo dipende essenzialmente dalle scelte che si fanno a più alto livello. Se avessimo usato Puppet Chef, anche lo stack tecnologico sarebbe cambiato un pochino. Come vedremo, le nostre tecniche sono storate in dei playbook di Ansible, che sono stati sul nostro Git, e in più utilizziamo delle companion machine, che possono essere dei file repository, per ricreare determinati scenari. Andando velocissimamente su cosa è un playbook Ansible essenzialmente è una serie di comandi che Ansible esegue. Perché utilizzare Ansible? Perché, come detto, è open source, ci sono tanti moduli già fatti, ma essenzialmente perché ci permette di standardizzare l'approccio. Pensate, se dovete fare questo tipo di test su diverse VLAN, diverse macchine, farli a mano sarebbe un grosso problema e soprattutto la riproducibilità ne sarebbe inficiata. Così facendo noi abbiamo la sicurezza che un certo playbook runna alla stessa maniera dappertutto. E questo è utile anche quando bisogna fare l'evaluation di prodotti o di box. Abbiamo mappato ogni tecnica essenzialmente con un ruolo di Ansible, che è un subset di comandi. E in alcuni casi abbiamo dovuto sviluppare dei moduli custom, tipo per il parsing dell'output di Mimikatz, che vedremo. L'output di Mimikatz, diciamo, non è direttamente utilizzabile da Ansible perché non è in un formato JSON standard, quindi andava parsato e aggiustato un pochino. Questo proprio è l'esempio di un modulo Ansible che abbiamo creato. Non è nulla molto difficile, ma aiuta tanto nel flow del playbook, perché questi dati che vengono estratti dalla memoria, quindi le credenziali in formato hash, possono essere riutilizzati all'interno del playbook in altri moduli, in altri ruoli. Parlando un po' del nostro framework e dei tool che abbiamo sviluppato, essenzialmente in Python abbiamo scritto un po' di payload, per esempio. Come detto, ci sono delle limitazioni nella simulazione. Una di queste è l'interattività. Svolgendo quasi tutto sotto forma di script, si hanno dei problemi quando bisogna simulare l'interattività. E per questo ci siamo aiutati con dei payload custom. Per esempio, per fare un overpass di hash, ci siamo scritti un piccolissimo script Python che viene richiamato, nel nostro caso, da Mimikatz per fare l'overpass di hash, ovvero utilizzare le credenziali dumpate da una macchina per accedere ad altre risorse. Abbiamo scritto dei protocol simulator, ovvero
determinati AP contatteranno i loro centri di controllo con dei protocolli custom. Se volete fare un test della vostra detection a livello network, vi servirà utilizzare più o meno lo stesso protocollo. PowerShell è molto utile perché tanti exploit ora su Windows sono scritti in PowerShell, altri, per esempio, altri tool possono essere offuscati, si possono usare tante risorse scritte in PowerShell per offuscare o per fare altre cose molto carine. Tutta la suite .NET, diciamo, tutto l'universo .NET invece viene utilizzato, l'abbiamo utilizzato per scriverci un po' di tool nostri, un po' più custom, per modificare per esempio lo zero day di qualche settimana fa su Windows 10 2016, per renderlo, ecco, un po' meno, per abbassare il rate di detection, aggiustarlo ad altre versioni di Windows. Abbiamo scritto un piccolo dropper molto efficace per andare a simulare i dropper di alcuni APT. Questo dropper ha la peculiarità, ci serviva avere la peculiarità di runnare del codice, di compilare del codice runtime, e questo dropper aveva la capacità di o compilare una stringa offuscata in base64 hardcoded dentro, oppure di richiamarla dal web e compilarla runtime. Come vedete, il rate detection è veramente molto basso, essenzialmente solo le soluzioni EDR riuscivano a capire, quindi le soluzioni che vedevano il comportamento di questo dropper riuscivano a capire che poteva essere malevolo con una certa percentuale, e quindi ci dava la possibilità di lavorare sugli indicatori, creare indicatori per poi andare a generalizzare e fare una detection migliore. Passiamo adesso a quello che è l'ultimo componente del framework, che è appunto il modulo di detection. Anche questo caratteristico come la parte di threat analysis, gestita principalmente è human lead, ma ha un forte legame con l'ambiente tecnologico, ovviamente. Si cerca all'interno di questo modulo di sviluppare quelle che sono le funzioni, come accennavamo prima, sia proattive sia reattive. Il framework ha diverse anime, quindi il modulo ha diverse anime, non va inteso solamente come una funzione che si deve occupare della parte di correlation, ma, come possiamo vedere più nel dettaglio, è un po' più complesso di questo. Innanzitutto parte con la parte di analisi della reportistica prodotta dal modulo di threat analysis, condivisa con la parte di attacco, e da lì inizia a fare un assessment su quella che è la base dati, su quelle che sono le informazioni che in quel momento l'infrastruttura è in grado di produrre in relazione a quelle tipologie di tecniche che saranno simulate. Spesso, ad oggi, considerando la maturità del framework, questo ha poi innescato attività di visibility improvement. Probabilmente le visibility improvement andranno, è un continuo, non arriveranno mai ad un punto finale, e si occupa principalmente, ed è il core del modulo, di identificare soluzioni tecnologiche, configurazione, fino ad arrivare alla parte di normalizzazione e di modifica di quello che è il dato grezzo, di tutti i log collezionati all'interno dell'infrastruttura. Quindi ha come scopo finale quello di accendere una luce su tutti quegli aspetti oscuri all'interno dell'infrastruttura. Da qui poi si passa alla fase di content engineering, che è la parte di correlazione basata su quelli che sono sia gli indicatori di attacco sia gli indicatori di compromissione, e fino a poi arrivare alla fase di produzione dei report. I report per questo modulo servono a rappresentare
l'improvement eseguito per garantire una visibilità, quindi per migliorare la visibilità, ma anche per riportare in una forma di alto livello tutti quelli che sono i contenuti sviluppati e le configurazioni fatte ad hoc, quindi per avere uno storico. Tutto l'intero modulo, l'intera funzione è in continuo miglioramento in quanto subisce quelle che sono gli aggiornamenti, gli update fornite dal modulo di Threat Analysis. Questo a volte può costringere di rivedere l'intera pila. Qui possiamo vedere una rappresentazione di quello che è ad oggi il framework, l'infrastruttura di log collection utilizzata per il monitoraggio, detection e response. Tralasciando quelle che sono i componenti di networking e cosa abbiamo sugli endpoint, il focus di questo talk è concentrato soprattutto sull'infrastruttura WEC, Windows Event Collector, che noi abbiamo definito e abbiamo strutturato con diversi server WEC all'interno dell'infrastruttura. Ogni server WEC è dedicato a un sottoinsieme di asset client server divisi per criticità e per tipologia, in modo da avere una gestione delle configurazioni e del setting dei log in modo più puntuale. E le subscription principali definite su questo sui server WEC sono quelle System, PowerShell, Security e Sysmon. Ogni server WEC ha il suo Universal Forwarder che spara tutto verso il nostro Splunk Cloud, dove c'è il vero core della parte di correlazione. Sia gli asset, sia i server, sia le configurazioni dei singoli moduli, PowerShell, eccetera, vengono gestite dalle GPO attraverso Group Policy Object e si sta pensando di migrare la parte di gestione dei file di configurazione di Sysmon e quindi di delegarla a Splunk, in modo da avere una elasticità più alta nel caso in cui, in determinate fasi di analisi, serve una verbosità superiore dei log, quindi per aumentare quello che è il livello di verbosità dei log. Qua nel dettaglio alcune brevi informazioni su come, restando appunto sull'infrastruttura WEC, su come abbiamo strutturato e su come abbiamo configurato l'intera infrastruttura. La creazione di quelle che sono le subscription, banalmente è possibile farla direttamente dal server WEC. Il suggerimento è quello di creare almeno una subscription per tipologia di log registry. In alcuni casi noi ne abbiamo create più subscription per la stessa tipologia di registry, in modo da avere che disabilitiamo e abilitiamo in determinate fasi di analisi. Invece, per quanto riguarda la gestione delle subscription, utilizziamo le WEC utility che forniscono delle possibilità in più, soprattutto molte possibilità in più, soprattutto da un punto di vista di filtering, perché attraverso la configurazione classica è possibile filtrare per event ID, per tipologia di evento. Tramite il WEC util e andando a lavorare direttamente sul file di conf, cosa che in realtà è permessa anche dall'interfaccia grafica in un'altra sezione, è possibile andare a filtrare per keywords, è possibile andare a filtrare per tipologia di processo, per tipologia di file target image richiamata dal processo collezionato, eccetera, eccetera. Quindi è quella che utilizziamo principalmente per il tuning, perché un side effect dell'infrastruttura è che, se non opportunamente tunata, genera una miriade di log. Considerate che gli asset attualmente sotto infrastruttura sono circa 6.000 e se si perde il controllo della verbosità dei log può essere un bel problema. Per quanto riguarda invece la configurazione di Sysmon, anche qui abbiamo fatto sia un lavoro di filtering, si può partire benissimo da una configurazione disponibile su Suite on Security. Anche qui c'è la possibilità di molteplici operatori per andare a eseguire il filtering. Qui il filtering è davvero importante, perché la verbosità di Sysmon può essere elevatissima. Ed inoltre abbiamo eseguito quella che è un'attività di preclassificazione dei log. Ogni log
se rispetta determinate condizioni, quindi se l'IVENTD1, cioè creazione di processo, ha come target image determinate DLL oppure determinati processi oppure il registro, vengono taggati con quella che potrebbe essere una possibile tecnica d'attacco, qui in modo da avere direttamente sul log collector eventi già preclassificati e più facili da utilizzare anche per la fase di correlazione. Qua possiamo vedere appunto che ci sono delle condition sull'event process create, l'event 1 di Sysmon, dove se vengono rispettano determinate condizioni, gli è stato assegnato la tecnica d'attacco, sempre riportata con l'ID del Mitre. Queste sono delle immagini che riportano diverse tipologie di event ID, sia da un punto di vista di creazione processo, event ID sul networking, così via. Comunque con Sysmon c'è una visibilità, proprio ritornando al concetto di improvement della visibility, che ad oggi con gli APT che abbiamo analizzato ci consente di avere una visibilità adeguata al fine di avere le informazioni necessarie per eseguire una detection. Da qua possiamo passare direttamente ad un caso pratico, che è l'APT3. L'APT3, che è il primo in assoluto che abbiamo analizzato all'interno del framework, APT3 proposto anche direttamente dal Mitre, perché è un buon punto di partenza, è un ottimo attaccante, soprattutto per quanto riguarda quella che è l'evoluzione delle tecniche di attacco che ha avuto nel tempo. Le prime informazioni sono quelle soprattutto collezionate dalla fase di threat analysis, in modo da capire se noi possiamo essere, apparteniamo ad un target sector, quindi se è un APT di interesse per noi. APT3, conosciuto anche come Godi Panda, secondo classificazione di CrowdStrike, è cinese, CrowdStrike, tutti quelli cinesi li chiama Panda, in qualche modo, e ha avuto un'evoluzione nell'utilizzo di quelli che sono i malware che ha utilizzato, partendo da PlugX, di cui ne parlava prima, fino ad arrivare a Sogu, un'evoluzione appunto di PlugX, e inoltre la difficoltà nella detection è che appunto APT3 utilizza molte funzioni e tool trusted per i sistemi Windows, in modo da abbassare quella che è la capacità di detection da un punto di vista della difesa. Per quanto riguarda i vettori d'attacco, principalmente utilizza mail di spam, ma questa è una parte che in tutto questo, è una parte di detection, ha un interesse relativo, tranne in alcuni casi dove noi mappiamo quelle che sono le informazioni che rileviamo dai sistemi perimetrali che vanno ad analizzare gli allegati, sandboxing di allegati. Questa è una mappatura che deve seguire appunto il modulo di threat analysis. Ogni tool viene identificato e viene mappato su una tecnica d'attacco. Come possiamo vedere dalle informazioni che abbiamo raccolto, questo o che sono disponibili, questo APT fa molto rumore per quanto riguarda le tattiche di defense evasion, credential access e discovery. Questo non significa che bisogna concentrare l'attenzione su queste fasi di attacco, anche perché quelle più dannose sono quelle di execution, ad esempio, e quando inizia a fare movimenti laterali. Però questa è un'informazione utile per capire dove noi potremmo avere più rumore e quindi possibilmente più informazioni da andare a collezionare. Logicamente tutti questi tool non sono utilizzati in ogni scenario, ci sono diversi scenari d'attacco e utilizzano diversi tool. Questa è la seconda parte, sempre in carico al modulo di threat analysis, va a mappare, questo è un overview di alto livello, quindi non c'è tutto il dettaglio, dove per ogni tool viene mappata quelle che sono tutte le tecniche di attacco che saranno utilizzate per ogni scenario, e quindi alla fine ci sarà la produzione di 1, 2, 3 n scenari che saranno simulati dall'attaccante, che il difensore deve essere in grado di individuare.
Adesso entro in campo io, andando abbastanza velocemente, stiamo sforando. Essenzialmente, preso il lavoro del threat analyst, decido se effettivamente utilizzare qualche tool che è già disponibile, qualche framework, o andare a costruirmi qualche tool in particolare. In questo caso, per la parte di privilege escalation, il behavior dell'attaccante era molto simile al behavior che può essere generato da PowerUp, che è un tool open source rilasciato per fare proprio privilege escalation in ambiente Windows. Per quanto riguarda l'harvesting delle credenziali, l'attaccante utilizzava appunto, come detto prima, una versione fondamentalmente custom di Mimikatz, e quindi ci siamo riscritti un po' alcune cose di Mimikatz, cambiato un po'. Più, come visto prima, abbiamo scritto un modulo Ansible che ci permettesse di utilizzarlo in maniera più efficace. Per quanto riguarda il lateral movement, come ha detto Pietro, questo attaccante ne faceva largo uso, e il behavior era assimilabile a quello di Mimikatz più alcuni tool custom. Essenzialmente a questo punto il mio lavoro è quello di lanciare il playbook. Il playbook ha una certa verbosità che poi servirà al Blue Team per analizzare questi log, per correlarli anche con gli orari e andare a cercare gli artifact che sono utili alla detection. Questo è un esempio delle credential dumping. Non è l'output classico di Mimikatz, ma è l'output del modulo che può essere riutilizzato in altri moduli, in altre task da Ansible, e quindi può essere automatizzato anche in scala. Questo invece era l'output basico di Mimikatz, e in questo caso sempre tramite Ansible, prendendo le credenziali prima acquisite, abbiamo fatto un overpass di hash verso altre macchine, quindi abbiamo simulato dei movimenti laterali. Dopo alcune fasi di analisi con il red teaming si arriva appunto a quella che è la configurazione di messa in produzione di quelli che sono tutti i moduli, in questo caso specifico di Sysmon e Security del registro di Windows, in modo da verificare se vengono prodotti tutti gli artifact necessari per la detection. In questo caso possiamo vedere che durante l'esecuzione appunto ci sono degli artifacts di Qprocess che serve appunto per fare discovery, ma da solo non ha senso perché può essere un'attività lecita, ma viene già correttamente classificata. Tutti i log che vengono classificati su Splunk vengono rimessi sotto un nuovo indice, vengono reindicizzati in modo da avere una velocità anche di analisi di tutte questi, di tutte le informazioni collezionate, anche per una questione di struttura, di come sono strutturate le query, per non far lavorare le query su una base dati molto ampia. Quindi tutti questi log indicizzati correttamente vengono classificati correttamente, scusate, vengono reindicizzati su Splunk. Il primo, il secondo, anche questo è stato classificato correttamente, ed è proprio l'utilizzo del token vendor. Qui token vendor utilizza una funzione che è quella del get system, e questo ha fatto scatenare altri eventi che possiamo vedere. Abbiamo il 4703 appunto, che come diceva prima Max è un evento che troviamo solo sui sistemi Windows 10 o Windows Server 2016, ma che è di fondamentale importanza, perché Token Vendor cerca di accedere a quelli che sono i token dei processi discoverati, o per manipolazione o per impersonificazione. Però per fare questo scatena del rumore di fondo. Il 4703 appunto ci consente di mappare quell'evento con il processo, tokenvedor.exe, ed in più c'è un'altra informazione che è appunto il livello di privilegi. Questo è molto indicativo, perché un livello di privilegi di questo tipo non è una cosa molto comune. Andando avanti, queste sono il resto delle altre fasi dell'attacco, fino ad arrivare a quella che è appunto il credential dumping. Anche qui l'attaccante ha utilizzato, la simulazione dell'attacco ha utilizzato due differenti piattaforme, due differenti tool per fare il dumping sia di credenziali di sistema e non,
ma anche di attraverso Lasagne, che è un password recovery di tool quali Chrome, Firefox, eccetera. Anche qui vengono scatenati, nel secondo caso, l'evento 4703. Nel primo caso, un accesso a una serie di DLL, e questo viene identificato come completamente sospetto. Procedendo nelle fasi di attacco, c'è appunto la creazione dell'account, viene identificata come la creazione di un attacco di un account per un accesso, per mantenere la persistenza sul sistema. Anche qui molto rumore, molte informazioni, rumore per l'attaccante, ma informazioni per la difesa raccolte fino alla creazione del task. E abbiamo poi quelle che sono le attività classiche di lateral movement e service execution. Anche qui, come dicevamo prima, l'attaccante utilizza anche tool trusted per Windows come PSXsec, che non è installato ma viene considerato trusted, ma anche qua, in base a tutti i log collezionati e alle condizioni definite nel sysmon config, è stato classificato come execution. Questa è la parte finale, questa è gli altri log del target, del sistema target, che vengono utilizzati per capire se il movimento è avvenuto oppure no. Questa slide appunto parla di quella che è la correlazione. La correlazione noi l'abbiamo divisa in tre modalità differenti, in tre approcci. Il primo correla tutte le informazioni appartenenti alla stessa tecnica, raramente utilizzato perché produce una serie di falsi positivi, non indifferente. La seconda tipologia, si correlano tecniche appartenenti a tattiche differenti ma che sono relazionate tra di loro, quindi correlazioni di più livello, ogni correlazione ha una sua severity, una sua criticità, e quindi per poi riprodurre lo scenario, quindi più livelli di correlazione che ripercorrono quello che è lo scenario d'attacco. E poi c'è quella basata su singola tecnica d'attacco, che può essere il caso estremo in cui c'è un grosso rumore, quindi molte informazioni che validano quelle che sono i log, l'azione eseguita, e in più, come in questo caso, utilizzando le informazioni presenti all'interno del syslog, del sysmon log, e via API, noi andiamo a fare un check di quelle che sono la presenza di eventuali indicatori di compromissione all'interno del log. Questo è un caso appunto, quello di Mimi, detectato appunto, qui c'è l'esempio di VirusTotal, noi lo facciamo via API su contenuti presenti all'interno di Splunk. Un altro esempio, per esempio, potrebbe essere quello di Coter, che è un fileless. Per questioni di tempo mi sa lo salteremo, quindi andiamo direttamente ai next step. E come faremo l'improvement di questo framework? Abbiamo detto che è qualcosa di ciclico, che sta vivendo adesso, sta andando avanti. Sicuramente un big step successivo sarà quello di orchestrare anche l'infrastruttura, quindi di utilizzare l'Automation Engine anche per tirare su l'infrastruttura. Un grande problema, come accennato prima, era l'interattività. Ansible verso Windows viaggia tutto in PowerShell, tutto a riga di comando. Sto sviluppando un modulo che fondamentalmente è un client RDP headless, in maniera tale da poter scriptare attraverso Ansible e comandare via RDP, quindi simulare anche vettori di attacco, l'utente che clicca la mail, che clicca l'allegato, e quindi migliorare ancora la simulazione. Sicuramente sarà da aggiungere anche nuove piattaforme di supporto come OS X, e quindi, dato le condizioni precedenti, andare a migliorare quello che è il vettore, la simulazione anche del vettore. Per quanto riguarda, vabbè, gli altri due moduli di threat analysis e detection, sempre più i next step, integrare sempre nuove APT, tecniche di attacco, migliorare sempre di più la visibility con nuove piattaforme, anche vendor oriented che stiamo valutando, e aggiungendo nuovi moduli. C'è un modulo VMI monitor che ci consente di verificare ciò che avviene all'interno dei canali VMI. Stiamo studiando, attraverso un tool messo a disposizione da Splunk, l'utilizzo di determinati algoritmi, che ci consente anche di customizzarli, per il machine learning, in modo da ridurre quello che è il numero dei falsi positivi. Per quanto riguarda invece la produzione di reportistica del modulo di detection, l'idea è quella di utilizzare Sigma, che è un generic signature format, per
poter raggiungere quello che è un nostro obiettivo, che è quello dello sharing. Sigma si integra appunto col MISP, col framework MISP, consente di rappresentare quelli che sono i contenuti che noi sviluppiamo ad alto livello, e questi contenuti sono recepibili facilmente con un converter sia da Splunk, sia da QRadar, da ArcSight, eccetera, eccetera. Lasciamo la parola, se c'è qualche domanda, e lasciamo la parola a Giovanni. Allora, skippiamo le domande perché siamo leggermente in ritardo, e mentre ringrazio Pietro e Massimo per l'interessantissimo talk che secondo me c'entra in pieno proprio il tema di Romac, perché ci hanno portato un approccio reale basato sia sull'attacco, sulla difesa, insomma, interessantissimo. Chiedo a Andrea Pierini di prepararsi, che è il prossimo relatore. Andrea. Andrea è un giovanotto, una new entry della security italiana, che ci presenterà il talk VMI Priv, Show Me Your Windows Privileges and Will Lead to You to the System. Andrea ci parlerà quindi di privilege escalation, perciò dopo aver visto un approccio ibrido tra difesa e attacco, andiamo a fare un talk focalizzato proprio esclusivamente sull'attacco, e passo la parola ad Andrea. Se vuoi te le cambio io, se me dai. Buongiorno a tutti. Allora sì, inizio queste talk, spero di farcela in tempo, perché stiamo già sforando, se non ho ben capito, quindi io sarò velocissimo. Innanzitutto scusate per il sottotitolo un po' presentuoso, però i guru della comunicazione mi hanno sempre detto che per catturare l'attenzione della platea bisogna esordire con una frase molto forte, quindi spero di essere riuscito nel mio intento. Velocemente due parole su di me. Io di solito tendo a memorizzare le mie informazioni nell'IADS, ed ecco, nel mio user profile sotto l'IADS, ecco perché ho dovuto abitare questi switch per tirarle fuori. Allora, oltre ad occuparmi dei miei hobby e della famiglia, diciamo, lavoro con un'azienda dove mi occupo di infrastruttura IT e sicurezza. Ho, come diceva Giovanni, ahimè, ormai una lunghissima esperienza, diciamo un po' in tutti i settori informatici. Ho iniziato come sviluppatore, poi system engineer, network manager, eccetera, eccetera, fino ad approdare alla sicurezza. Quindi, diciamo, mi posso vantare di avere una visione un po' a 360 gradi. La sicurezza informatica è stata sempre una mia passione, un mio hobby, che quindi va oltre il lavoro, sia quella offensive che defensive. E infine, diciamo, molti miei amici pensano che io sia veramente un super esperto di Windows, cosa assolutamente falsa, perché i veri guru sono ben altri. Io ho avuto solo la fortuna di lavorare in questi ambienti, soprattutto server, fin da Windows NT in poi, quindi di conoscerli abbastanza bene e di, diciamo, avere sempre dedicato una particolare attenzione a tutte le problematiche della sicurezza. Infine mi sono permesso di fare questo piccolo screenshot. Non so quanti di voi in sala, temo pochissimi, abbiano mai giocato con questo prompt. Questo si utilizzava per andare in giro per il mondo quando ancora internet non esisteva, oppure non esisteva così come la conosciamo oggi. Se qualcuno di voi, senza andare a cercare su Google, ha fatto le mie stesse esperienze, mi farebbe piacere farci una chiacchierata durante la pausa pranzo per ricordare i bei tempi che sono andati. Ok, andiamo al dunque. Perché questo talk? Perché mi sono accorto che nel tempo, diciamo, sfruttare, per chi fa attività di penetration testing e red teaming, sfruttare i privilegi di Windows e abusare quindi anche dei privilegi, manipolare i token, sono spesso argomenti magari o sottovalutati o poco conosciuti, quindi non presi nella giusta considerazione, soprattutto durante le fasi di privilege escalation. Così mi sono messo giù da un po' di tempo a cercare di capirci qualcosa di più, pure io, perché anch'io non è che, anche se ormai conosco gli ambienti Windows da tanti anni, non è che sappia tutto. Mi sono messo giù a studiare, soprattutto a sperimentare, e poi un bel giorno mi sono imbattuto in questo bellissimo articolo scritto da questi due autori, che faceva un po' il punto della situazione. Sono entrato in contatto con loro, c'è stato anche uno scambio epistolare dove ci siamo scambiati informazioni molto utili, e addirittura era nata all'inizio l'idea di fare questo talk insieme a Brian, che però purtroppo in questo periodo non poteva venire in Italia,
così ho fatto di necessità virtù, almeno spero, e sono andato avanti da solo. Allora, questo brevemente è l'agenda, quindi dopo una breve introduzione sui privilegi e come entrare in possesso, andremo a vedere alcuni privilegi, diciamo, molto interessanti, che sono appunto questi, e per ognuno di questi, diciamo, perché lo scopo del mio talk è presentare, fare delle cose pratiche, non fare solo teoria. Quindi per ognuno di questi privilegi individuare alcuni possibili percorsi per la privilege escalation. Infine dedicherò particolare attenzione agli ultimi due privilegi, perché abbinati a questo exploit, che non so quanti di voi lo conoscono, il Rotten Potato, e nostre successive varianti che abbiamo chiamato Juicy Potato, si è dimostrato veramente un privilegio molto ma molto potente, da prendere sempre in considerazione. Infine un breve accenno sulle eventuali tecniche di come intercettare l'abuso dei privilegi ed eventualmente prevenirli. Io odio fare domande in sala, quindi facciamo così. Questa parte introduttiva, chi pensa che possiamo tranquillamente saltarla perché già conosce privilegi, già sa di quello che stiamo parlando, alzi la mano, così andiamo avanti spediti. Ok, vai, lo facciamo allora, dai. Va bene. Allora. Bene. Che cosa sono i privilegi di Windows? Esistono dai tempi di Windows NT, poi ne sono stati aggiunti altri, ma sostanzialmente sono dei diritti che io posso garantire ad un utente oppure a un gruppo di utenti al fine di compiere particolari operazioni sul sistema operativo, ad esempio spegnere la macchina, caricare un driver, fare il debug dei programmi e così via. I privilegi sono assegnati di default ad alcuni utenti e ad alcuni gruppi built-in. Sono gestiti attraverso uno snap-in della Group Policy Management, la Local Security, e chiaramente, essendo in un mondo Windows, è possibile interagire con essi anche attraverso le API o API. Altra cosa interessante è che alcuni privilegi bypassano tutti i controlli di sicurezza sugli oggetti, e lo vedremo. Alcuni privilegi sono attivabili, sono diciamo sfruttabili soltanto in shell elevate, ossia quando il livello di integrità del processo è in modalità high. Infine, banalmente, whoami/priv, che è il titolo anche della mia presentazione, ci lista tutti i privilegi. Okay? Qui vedete in una schermata quindi lo snap-in della management console, e in rosso ho riportato quei privilegi che bypassano appunto i controlli di sicurezza. Vediamo che c'è il privilegio di backup, di restore, di debug dei programmi, di take ownership e così via. Altro aspetto intimamente legato con i privilegi sono i token. Che cos'è un token? Semplicemente un oggetto che viene generato al lato del logon dell'utente e che è un security descriptor del processo. Ogni volta che un processo deve compiere una qualche azione su un oggetto che ha delle sicurezze, viene verificato tramite il token se quel processo può eseguire quelle operazioni o meno, oppure quando un processo deve compiere un'azione privilegiata, come ad esempio lo shutdown della macchina. Anche qui, in questo caso, vengono sempre controllate le access list e i privilegi associati a quel token. Ogni volta che io creo un processo oppure un thread, una copia di questo token viene associata al processo e al thread. Okay? Che cosa contiene un token? Un sacco di informazioni, l'utente, i gruppi ai quali appartiene, la lista dei privilegi associati a quell'utente, i security descriptor, eccetera, eccetera. Altra cosa importante è che una volta che un token è stato creato, viene impostato il primary token frozen bit, cioè io non posso andare ad aggiungere altri privilegi a quel token, chiaramente per misure di sicurezza. Posso abilitare o disabilitare dei privilegi attraverso la chiamata adjust token privileges e inoltre posso duplicare il token. Esistono due tipi di token essenzialmente: il primary e l'impersonation. Il primary viene usato quando devo creare un nuovo processo, l'impersonation viene chiamato invece quando devo creare un nuovo thread. Questi, tramite la funzione duplicate token, posso prendere un token di tipo impersonation, duplicarlo e renderlo primary, o viceversa.
Bene, finito, giuro. Quali account hanno privilegi particolari? Chiaramente, amministratore, local system, hanno tutti i privilegi. Alcuni gruppi built-in, backup operators, che ha restore e backup privilege, chiaramente, server operators, che anche lui ha questi privilegi, printer operator, che può caricare e scaricare driver, e poi i servizi. Tutti i servizi hanno alcuni privilegi molto interessanti, servizi locali, oppure i managed service o virtual accounts, sto parlando ad esempio dei servizi che fanno girare IIS, quello di classico è default app pool, ma ne posso creare anche altri. Applicazioni di terze parti che necessitano di un utente particolare per far eseguire i servizi. Oppure, molto più semplicemente, molto spesso può capitare che un utente è stato configurato in modo sbagliato, che qualche sysadmin un pochino troppo superficiale abbia fatto qualche click sbagliato sulle policy. È capitato a me di vedere, ad esempio, un utente che doveva compiere, chiamano così, particolari operazioni su SQL Server, di avere abilitato il TCB privilege, che equivale a dirgli, ok, guarda, sei amministratore della macchina e fine la storia. Ok? Ad esempio, questo tool qui, che è Backup Exec, che è un tool che serve per fare i backup, richiede appunto come privilegi, chiaramente backup e restore, ma anche il TCB privilege. Tanto vale a dire, guarda, farlo girare come administrator, che cambia poco. Come possiamo entrare in possesso di questi utenti privilegiati? Bene, qui sono le solite tecniche che conosciamo un po' tutti quanti. Si va dallo sfruttare un servizio misconfigurato ad una RCE su un server IIS, piuttosto che una CMD shell su SQL Server, attacchi di man in the middle di vario tipo, oppure brute forcing, anche qui di tanti vari tipi. Esistono anche degli exploit che ci permettono di aggiungere al nostro token dei privilegi aggiuntivi. Si parte dalla nulla CL strategy del 2012, se non vado errato, sì, fino ad arrivare più o meno patchati, fino ad arrivare a quelle più recenti, ad esempio le partial write. Cioè, dallo userland io riesco ad interagire con il kernel attraverso le partial write e ad attivare dei privilegi aggiuntivi. Questo è stato dimostrato con successo sfruttando questi due exploit di Windows. Okay. Finita questa carrellata iniziale, passiamo ad analizzare un pochino più nel dettaglio i vari privilegi. Allora, il primo è il debug privilege. Penso che un po' tutti quanti voi lo conosciate, ed è probabilmente il privilegio, uno dei privilegi più potenti e più semplici da sfruttare. Come vedete, niente di nuovo all'orizzonte, già 10 anni fa un tizio della Microsoft diceva "If you grant somebody a debug privilege, you gave away the farm", cioè come dare le chiavi del regno. Che cosa ci permette di fare questo privilegio? Di agganciare un debugger a qualsiasi processo, quindi non solo i nostri processi, ma qualsiasi processo, quindi anche quello di administrator, di system e quant'altro. Le tecniche per sfruttare, diciamo, questo privilegio sono quelle classiche che penso che tutti quanti noi conosciamo, ossia iniettare del codice all'interno di un processo per fargli eseguire delle operazioni privilegiate. E qui abbiamo le varie tecniche di virtual alloc, write process memory, create remote thread, create thread, eccetera, eccetera, eccetera. Esiste anche un'altra possibilità presente da Windows Vista in poi, che è quella di impostare il processo parent. Cioè, se io creo un processo, chiaramente con i privilegi di debug, creo un processo e imposto il parent process, il parent PID, uguale ad un processo elevato, un processo che gira ad esempio come system, io posso assumere quindi l'identità di system. Tempo fa ho pubblicato questo script in PowerShell, ps-get-system, che fa esattamente quella cosa lì. Lo script richiama del codice C#, che a sua volta poi richiama le funzioni Windows
per manipolare, diciamo, il parent process. Come vedete, sulla schermata di destra, è un gioco da ragazzi, diventare system, basta individuare il PID giusto, lanciarlo e voilà, diventiamo system. Ma non solo system, qualsiasi altro utente che noi vogliamo impersonare, perché appunto abbiamo il privilegio di debug. Quindi questo è un privilegio veramente devastante. Tutto chiaro? Ok. No, vai su desktop. Ok. Quest'altro privilegio, anche questo è molto interessante, è il privilegio di restore. Che cosa dice Microsoft? Appunto, con questo privilegio io posso fare il restore dei file, chiaramente, quindi devo poter andare a scrivere dove io teoricamente le mie ACL non me lo potrebbero permettere. Quindi c'è il bypass delle security. Questo chiaramente apre una strada infinita di possibilità. Le chiamate da utilizzare in questo caso sono due: create file per andare a scrivere dei file, oppure reg create key per andare a scrivere o sovrascrivere delle voci dei registri. Immaginate qui quante possibilità si aprono. Quindi io con questo privilegio posso andare a sovrascrivere files, sovrascrivere voci del registro, addirittura sovrascrivere i files protetti da Trusted Installer, perché come ben sapete all'interno di System32 tutti i file di sistema sono protetti da Trusted Installer, che è una figura introdotta non molto di recente su Windows, che appunto per evitare appunto la sovrascrittura anche accidentale di file di sistema. Neanche System riesce a sovrascrivere un file di sistema, bisogna diventare Trusted Installer. Nota a margine, con il mio tool potete anche diventare Trusted Installer, basta lanciare il servizio Trusted Installer, prendersi il PID con chiaramente i privilegi del debug e diventare Trusted Installer. Quindi abbiamo tutto, non ci manca altro, dobbiamo soltanto armarci un po' di santa pazienza e scrivere qualche riga di codice, perché purtroppo per sfruttare questi privilegi bisogna, ahimè, scrivere un po' di codice, ma nulla di trascendentale, si tratta soltanto di richiamare le API giuste. In questo esempio, scusate la ricorsività, in questo esempio andiamo a sfruttare un servizio che è il DM WAP Push Service, che ha una caratteristica interessante: è startabile, come vedete, da tutti gli utenti autenticati, quindi qualsiasi utente può fare il net start di quel servizio. Quindi l'idea qual è? Slide successiva. Di creare un mio servizio, un service DLL, perché è una DLL, dove all'interno io gli faccio compiere le operazioni che voglio io. In questo caso gli faccio lanciare un file batch, dove dentro poi metto tutto quello che mi serve. Io sono ancora appassionato di file batch, non ne posso fare a meno, quindi li uso sempre. Ok? Quindi andiamo alla prossima. Quindi, creato questo nostro servizio, che cosa facciamo? Andiamo a modificare i parametri del service, perché come ben sapete tutti i servizi sono configurati all'interno dei registri. Quindi l'idea qual è? Nella voce service DLL, all'interno del registry, dove appunto è la configurazione dove appunto viene scritto quale DLL lanciare quando il servizio viene attivato, io dico: guarda, fammi ed eseguire questa DLL piuttosto che la sua. Quindi vado a modificare quella voce di registry, perché come restore lo posso fare. Avanti. Poi in più, per fare la cosa molto carina, vado a scrivere questa DLL nella directory System32. O se volessi essere ancora più cattivo, andare a sovrascrivere la DLL originaria, perché io posso bypassare anche Trusted Installer. Vedete quelle cose in giallo? Quelle sono, diciamo, le flag che attivano il restore. Quando io ho quella flag attiva, il sistema operativo dice: ah, ma tu stai facendo restore, quindi ok, puoi bypassare i controlli di sicurezza. Prima di tutto, hai il privilegio? Sì. Ok, allora puoi farlo. Semplice, no? Qui avevo un video, solo per dimostrarvi che non sto raccontando cavolate, eh?
bruttissimo come video, io non sono un gran creativo, quindi abbiate pietà. L'utente ha il privilegio di restore, lancio il mio programmino che non fa altro quello che abbiamo visto nell'esempio, vedete che copiata, sovrascritta la DLL, faccio lo start del servizio, cioè non ho nessun altro privilegio, non sono administrator, niente. Servizio parte e voilà, ho una shell come system, perché nel mio file batch ho messo una reverse shell in PowerShell. Tutto qui, andiamo avanti con la... Ma il bello deve ancora venire. Strano che nessuno mi abbia chiesto, ma come, parli di Windows e ti presenti con un portatile Linux, con LibreOffice? Io rispondo sempre, io sono come il prete, fai ciò che dico, non ciò che faccio. Va bene, andiamo avanti. Next slide, ok. Speculare a questo abbiamo il privilegio di backup. Anche qui, che cosa significa? Significa che noi dobbiamo andare a fare il backup dei files, quindi dobbiamo poter avere piena lettura su qualsiasi tipo di file, va bene? Anche qui Windows ce lo concede, purché utilizziamo le chiamate giuste che vengono utilizzate per fare i backup, che in sostanza sono sempre quelle che abbiamo visto prima, create file, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la cosa più banale che possiamo fare quando abbiamo questo privilegio del backup è fare il backup del registry e poi soprattutto della voce SAM che contiene le hash delle password. Chiaramente, come potete vedere, semplicemente senza nessun tool aggiuntivo, reg save system, reg save SAM, e poi con uno dei tanti tool a disposizione, ad esempio qui ho usato Mimikatz, ma ce ne sono tanti altri, andarsi a tirare giù le hash. Possiamo però anche andare a leggere qualsiasi tipo di file, perché appunto stiamo facendo un backup, sempre attivando la flag. Io mi vado a leggere, ad esempio, ma solo a titolo esemplificativo, l'NT user data, al quale io normalmente non potrei avere accesso, però grazie al mio privilegio lo posso andare a leggere, quindi posso andare a leggere qualsiasi informazione in giro per il disco. Altra cosa, posso fare il backup dell'NTDS attraverso uno dei tanti tool. Qui ad esempio ho utilizzato il tool della Microsoft, wbadmin, faccio il backup, ok? Poi dopo, una volta fatto il backup, faccio il restore di questo file e mi tiro e memorizzo l'ntds.dit. Memorizzato questo file, d'altra parte, con uno dei tanti tool, qui ho usato DS Internals, che mi legge il file ntds.dit e mi tira fuori tutte le hash delle password degli utenti memorizzate all'interno del file ntds.dit. Quindi, come vedete, in questo caso mi sono preso la password, l'hash della password di administrator. Tutto questo essendo semplicemente backup operator, perché tra l'altro i backup operator, insieme ad altri gruppi, possono fare la logon locally sui domain controller. Bellissimo, no? Ok, è vero che tutti i sistemisti odiano fare i backup, però per chi deve fare privilege escalation, questo privilegio rappresenta una ghiotta opportunità, secondo me. Take ownership, come dice la parola, ci permette di diventare proprietari di una qualsiasi risorsa. Due le chiamate essenzialmente, set security info e set name security info. Alla prima gli passiamo l'handle, alla seconda direttamente il nome della risorsa. Oggetti veramente infiniti, non solo file, perché è la prima cosa che uno potrebbe pensare, stampanti, share, servizi, kernel object e così via. Una volta che abbiamo quindi, siamo diventati proprietari di quella risorsa, possiamo utilizzare le stesse tecniche che abbiamo utilizzato per il restore per poi compiere i nostri sporchi giochetti. Quindi, riprendendo l'esempio precedente del servizio, che cosa facciamo? Diventiamo proprietari della voce del registry parameters, in modo tale da poterci poi andare a scrivere. Quindi con la chiamata set name security info, abilitando il flag owner security information, cioè diciamo guarda che io voglio diventare proprietario di quella voce, avendo il privilegio di
di take ownership, possiamo farlo. Quindi diventiamo proprietario, creiamo una CL all'interno della quale permettiamo a everyone pieno accesso al registro, alla faccia della semplicità, così almeno non ci sbagliamo, va bene? Poi che cosa facciamo? Andiamo ad applicare, questa volta con set security information, sono proprietario. Quella voce del registro voglio che everyone possa leggerla e scriverla, lo faccio tramite set security info, e a quel punto, quello che abbiamo visto prima, vado a modificare il nome della DLL e così via, mi creo la mia reverse shell e il gioco è fatto. TCB privilege, questo è un privilegio un pochino più tosto, più complicato da sfruttare. Essenzialmente perché non è anche la documentazione non è molto chiara, perché quello che dice Microsoft dice act as part of the operating system, e vabbè, ma che vuol dire? Allora, questo è un privilegio che permette ad un processo di assumere l'identità di un altro utente e quindi chiaramente poi accedere a tutte le risorse alle quali puoi accedere con l'utente. Inoltre, durante la chiamata, io posso anche aggiungere delle informazioni di sicurezza supplementari al mio token. Tutto questo si esplica attraverso una chiamata che è la LSA Logon User, non so se l'avete mai vista, conoscete, che ha diversi parametri e non è molto ben documentata, quindi non è stato neanche tanto facile. Poi ho trovato qualcuno che già aveva sfruttato questa chiamata per, diciamo, mettere tutti insieme i pezzi del mosaico. In sostanza, per quanto riguarda il punto 1, io sfruttando il Service for User Logon, che è un servizio che io posso passare come parametro alla mia chiamata LSA Logon User, permetto ad un utente che con i privilegi di TCB di assumere l'identità di un altro utente senza fornire nessun tipo di credenziali. Bellissimo, no? Inoltre, io al token che io alla chiamata posso dirgli anche: guarda, che nel token che mi andrai a restituire mi metti anche l'appartenenza al gruppo administrators. Così la chiudiamo. Bellissimo. Ci manca solo un pezzo. Abbiamo questo token potentissimo, cucito su misura, ma non possiamo impersonarlo perché non abbiamo i privilegi. E qui ci viene in aiuto un postulato che dice più o meno: guarda che se il token è tuo e il livello di integrità del token è più piccolo o uguale al livello di integrità del processo, tu puoi impersonare il thread con questo token senza avere i diritti. Ma c'è di più, e quello l'ho scoperto, è che anche se il token non è mio, ma di un altro utente, con questo privilegio, in questa situazione, posso tranquillamente impersonare il thread. Lo vediamo con due esempi concreti, perché mi rendo conto che sono stato un po' confusionario nella spiegazione. Allora, primo esempio, e rispettiamo il postulato, che cosa facciamo? Chiamiamo questa funzione, chiaramente con i privilegi di TCB, chiamiamo questa funzione e nelle informazioni gli diciamo: guarda che nel token ci metti anche l'appartenenza a local administrator. Quindi io mi presento come utente TCB user con quel privilegio e nel token ci metto anche l'informazione supplementare, che l'utente TCB user fa parte del gruppo local administrator. Impersono il thread con quel token che mi restituisce LSA Logon User e assegno al mio utente il privilegio di debug, perché è quello più dirompente, no? Nel secondo caso, me ne frego del postulato, gli dico direttamente: guarda che io sono administrator e per favore metti TCP user nel gruppo local administrator. Tutto questo sia riassume con questo spezzone di codice. In giallo le parti che andiamo a modificare. Quindi lo username, ok? Dove ad esempio ci ho messo TCB user, ma potevamo mettere anche administrator, e il gruppo extra. In questo caso andiamo a passare il SID del gruppo local administrator. Richiamiamo la funzione e se tutto va bene il token ci viene restituito è quello armato a puntino. Quindi andiamo ad impersonare il thread. Nel primo caso, attraverso una serie di chiamate abbastanza noiose, mi vado a dare il privilegio di debug. Nel secondo caso, invece, vado ad inserire il mio utente nel gruppo local administrator. Ho anche un video, però tento di sforare con i tempi. Ok.
perché non me la sono preparata, quindi non so mai. Sì, TCB1 e 2. Ma se ci fa doppio clic, se non ti parte. Questo è il primo esempio, quindi richiamo il mio programmino, ok, tutta la prosopopea, privilegi, bla bla bla. Richiamo il mio programmino e dice: guarda, io sono TCP user e il gruppo extra è quello dei local administrator. Funziona tutto a dovere, privilege added, quindi mi sono aggiunto il privilegio debugger. Andiamo a vedere se è vero. Ed ecco qua, privilegio di debug. Nel secondo esempio, invece, che è l'altro, vi dico direttamente, io sono administrator. Vabbè, questa la potevo anche saltare. Vabbè. Non faccio parte del gruppo, chiaramente, non c'è trucco, non c'è inganno. Aggiunto al gruppo local, vediamo se è vero, e mi sono aggiunto al gruppo, quindi è un privilegio veramente anche questo devastante, posso fare tutto. Yes, ok, andiamo avanti. Questo velocemente è, diciamo, il privilegio che mi consente di creare token, quindi immaginate da soli tutte le porcherie che posso fare, no? Perché chiaramente me la gioco e me la canto come la suono, come mi pare. Andiamo avanti, questa è la chiamata dove posso andare a modificare i parametri, quindi utenti, gruppi, privilegi, posso fare tutto quello che voglio. Questo, anche questo è un privilegio, come dire, guarda, queste sono le chiavi della macchina, parti tanto. Ok? Load driver privilege, anche questo è un privilegio molto pericoloso, appunto consente ad un utente con questo privilegio di caricare e scaricare i driver nel kernel. Di solito il domain group printer operator ha questo privilegio, cioè i printer operators possono caricare e scaricare i driver sui domain controller. Mi sono sempre chiesto perché questa cosa qui, però è possibile farlo. Chiaramente, come possiamo sfruttare questo privilegio? Dovremmo caricare un driver vulnerabile sì, ma deve essere firmato digitalmente, altrimenti Windows non ci consente di caricarlo. E poi in più dobbiamo in qualche modo ingannare questa funzione ntloadDriver, che è quella che andremo a utilizzare per caricare il driver, avendo i privilegi possiamo utilizzarla, per dirgli di andare a cercare, a caricare il driver, i parametri relativi al driver, non nel classico pad del registry che è key local machine system services eccetera eccetera, perché noi come utente printer operator o con quel privilegio non possiamo andare a scrivere in quella voce di registro. Inoltre dobbiamo trovare un driver vulnerabile. In questo esempio ho utilizzato il capcom.sys, non so se lo conoscete, di Street Fighter, che aveva una seria vulnerabilità e quindi che consentiva appunto di diventare poi system, interagendo dallo user land direttamente nel kernel, disabilitando alcune protezioni, ed è stato utilizzato abbastanza. Vediamo in un esempio che cosa facciamo. Ci creiamo una voce del registry per caricare i parametri, ma sotto la nostra utenza, quindi sotto HKey, local, current user, eccetera. Quindi diciamo, guarda, vai a caricare il driver in questa directory, eccetera, eccetera. Poi a ntloadDriver, che è la parte finale, diciamo di andarsi a caricare il driver, la configurazione relativa al driver, non sotto la classica voce, ma sotto la voce registry user, che è il modo in cui il kernel vede il registry, con il nostro SID. Quindi esiste un percorso che è registry user, user SID, slash system, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a creare questa bella voce, gli diciamo di caricare il capcom.sys, ok? E in questa schermata vediamo come funziona il tutto.
carichiamo il driver, quindi il driver vulnerabile è stato caricato, è stato accettato dal sistema, e poi lanciamo uno dei tanti exploit possibili per Capcom, in questo caso ho utilizzato la versione PowerShell, dove divento system. Questo è un trucco che abbiamo utilizzato, non so chi c'è qui in sala, su una macchina di Egg the Box, sfruttando quindi questa unintended, perché il poverino aveva dato i privilegi di printer operator per fare accedere agli utenti via logo locally sul domain controller, scordandosi che questo era un privilegio veramente importante. Ok, abbiamo quasi finito. Questa è la parte che riguarda l'impersonation, diciamo quella alla quale dedicheremo una particolare attenzione, se il tempo me lo consente, 10 minuti. Ok. Questi sono i due privilegi che ci consentono di impersonare qualsiasi token. Ok? Normalmente sono assegnati chiaramente a local admin, administrator, system, e a tutti gli utenti di servizio, perché per come funziona Windows, i servizi di Windows devono poter impersonare altri utenti, quindi necessitano assolutamente di questi privilegi. I privilegi sostanzialmente sono due, S-impersonate e S-assign primary. Con il primo, attraverso queste due chiamate, posso impersonare un thread, oppure attraverso la chiamata create process with token posso impersonare un processo. Questo dipende dal secondary logon service, quindi se io fermo il secondary logon service, questa chiamata non va a buon fine. L'altro invece è l'assign primary token, che mi consente appunto di creare un processo passandogli il token dell'utente che voglio impersonare. Quest'altra cosa interessante è che questo privilegio rispetto agli altri io ce l'ho disponibile anche in una shell con medium integrity, quindi se io diciamo ho una shell non privilegiata ma di un utente che ha questo privilegio, io sono già a cavallo. Qui potete vedere quali effetti devastanti si possono ottenere con l'impersonation. Allora, va bene, privilegio importante, ma come possiamo fare per ottenere questi benedetti token, token privilegiati, leggi system? Sostanzialmente attraverso due tecniche. La prima è legata alle name pipes. Io posso creare una name pipe, forzare un utente privilegiato a scrivere nella name pipe in un modo o nell'altro. Una volta che avviene la scrittura, io posso impersonare l'utente attraverso impersonate name client e quindi andarmi a prendere il thread, il token dal thread che ho appena impersonato. Questo è un modo e viene utilizzato, è stato dimostrato, diciamo, in diverse tipologie di attacchi. Banalmente un file di log scrivibile da tutti, io posso creare un link di quel file di log su una name pipe, aspetto che un utente privilegiato vada a scrivere nel file di log e mi vada a prendere il token. L'altro invece è attraverso la creazione di un security context, una cosa un pochino più specifica, cioè nella autenticazione locale NTLM io posso negoziare un token di un utente privilegiato che si sta autenticando, negoziare questo token e andarlo ad impersonare. E questa è la tecnica che viene sfruttata dal Rotten Potato Exploit. Questo exploit non fa altro che appunto sfruttare questa debolezza istanziando un oggetto DCOM e dicendogli di interagire con un endpoint sotto il nostro controllo, non tipicamente l'RPC che sta sulla porta 135. Faccio una specie di man in the middle. Quando intercetto l'autenticazione NTLM, forgiando opportunamente alcuni pacchetti, io riesco a creare un security context e tramite la funzione query security token mi vado a prelevare il token dell'utente che si è autenticato, in questo caso system. È molto ben descritto in questo paper da Forshaw e poi esiste un bellissimo POC che trovate a questo indirizzo. Quindi questo è veramente un exploit potentissimo, perché io una volta che sono diventato che ho i privilegi di impersonate o assign primary,
io, sfruttando DICOM, posso diventare system in un batter d'occhio. Nella versione originale e le sue varianti standalone, perché la versione originale girava soltanto con la sezione meterpreter, poi io ad esempio ne ho creato una versione standalone, eccetera, nella versione originale però si appoggiavano tutti quanti a un unico servizio che è il BITS, Background Intelligent Transfer Service, e cablato sulla porta 666, perché cambiare porta non è una cosa così semplice, non basta dire listen port, no. Bisogna andare a fare un po' di marshalling, un po' di oxide resolver, eccetera. Però alla fine, insomma, si può fare. Durante un assessment su macchine Windows, il mio amico e compagno di merende, Giuseppe Trotta, riuscì a sfruttare un servizio vulnerabile e diventare network service, ok? Quindi, network service, impersonate assign, cacchio, divento subito system. Mi chiama e dice, guarda che il tuo tool non funziona per niente, perché non c'è verso di farlo funzionare, ma hai rifilato una sola. Non è la prima risposta è, non è possibile, no? Perché tutti quanti diciamo, no, quando cosa non è possibile, hai sbagliato tu. No. Cerca, in effetti aveva ragione. Poi abbiamo scoperto, ahimè, che il servizio BITS era disabilitato. Non ho ben capito se si appoggiavano ad altri strumenti per fare il Windows Update. E inoltre, siccome era un sistema che doveva essere veramente cablato, anche il firewall era impostato sulle porte locali, ad esempio la 6666, quella porta standard, era chiusa dal firewall, non c'era verso di farlo funzionato. E così ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto no, beh, abbiamo questa miniera d'oro, dobbiamo sfruttarla in qualche modo, e così è nato Juicy Potato. Siamo in fascia, come si chiama? Ecco, in fascia protetta, quindi non vado oltre. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che oltre a BITS, ma ce n'era una marea di altri servizi DICOM da sfruttare, che aspettavano solo noi. L'importante, quindi identificati da particolare CLSID, o ID se vogliamo, l'importante è che avessero almeno tre caratteristiche. La prima, l'utente di servizio, cioè l'utente impersonato, doveva poterlo attivare. Seconda cosa, dovevano esporre l'interfaccia ai Marshall. Terza cosa, dovevano girare con permessi elevati, se no... È inutile che lancio un servizio come network service che mi gira come network service, ridivento me stesso e non ho risolto nulla. Inoltre poi abbiamo scoperto che alcuni CLSID impersonano l'utente collegato alla prima sessione. Quindi se c'è un domain administrator collegato alla sessione numero 1, noi possiamo tranquillamente impersonarlo. Quindi la cosa si fa interessante. Andiamo avanti. Queste sono le caratteristiche fondamentali. Ideali, in questo caso il background, il servizio BITS, quindi attivabile da tutti i service users, impersonare l'utente system e in più esporre l'interfaccia ai Marshall. Con queste tre cose abbiamo tutto quello che ci serve. Quindi il nostro tool che abbiamo un po' armato, ma niente di che, permette di scegliere il CLSID, di impostare la porta e la porta locale e quella per l'Oxide Resolver, quindi non solo più la 666. Il programma da eseguire con gli eventuali argomenti della riga di comando in caso di successo. Il tipo di privilegio da utilizzare, impersonate piuttosto che assign primary. E poi una modalità di test che ci ha consentito di tirare giù tutti i CLSD interessanti. Tutto questo lo potete trovare al seguente link, dove abbiamo pubblicato sia sorgenti sia alcune utility per fare i test. E inoltre, è un'oltre una lista di CLSID. Questa ad esempio di suddivisi per le varie versioni del sistema operativo. Questa ad esempio per Windows 2016. Ok? Questo qui, quindi ho una shell via AIS, solo a titolo esemplificativo chiaramente, cioè una RCE, tanto per intenderci,
mi scarico con una delle tante possibilità che ci mette a disposizione Windows il mio Exe, metto in ascolto, e qui lo lancio con una PowerShell, una reverse PowerShell da riga di comando, quindi senza andare a scrivere nulla o fare download string e quant'altro, lancio passandogli un CLSD valido e sono system. Adesso chiudi questa. Nella seconda invece andiamo a sfruttare il fatto quel CLSD che ci permettono di assumere l'identità dell'utente collegato alla prima sessione. Solita storia, bla bla bla, chi sono, non ho altri privilegi oltre che a quelli. E vedete, richiamo questo CLSID qui. Lo lanciamo. E sono amministratore del dominio. Ok? Andiamo avanti. Ho due parole su come eventualmente intercettare o prevenire l'abuso di questi privilegi. Chiaramente i due ragazzi di UX lo sanno fare molto, ma molto meglio di me. Io ho soltanto riportato un esempio abbastanza banale, è quello di loggare tutti quello che Microsoft chiama sensitive privilege abuse. Quindi ogni volta che viene attivato un privilegio tra quelli pericolosi, viene scritta una entry nel log di sistema. Oppure, altra cosa che posso fare è, ogni volta che io assegno un privilegio particolare ad un utente, loggare questo evento. Perché anche questo avete visto che è possibile, io mi sono dato il privilegio di debug. Se fosse stato loggato e opportunamente correlato, qualcuno se ne sarebbe accorto. Oppure posso intercettare questa NTLM Local Authentication attraverso il Rotten Potato che mi permette di diventare system. Matchando alcune di queste caratteristiche, riesco in qualche modo a capire se uno sta giocando con questo tool. Però vi ricordate lo switch, o forse non l'avevo detto, è possibile in Juicy Potato anche utilizzare un server RPC esterno. Io abilitando con questo switch dico di autenticarsi, tra virgolette, su un server RPC sotto mio controllo, e questo evento sparisce, quindi io sono totalmente stealth. Tra l'altro, quando lancio quello non viene neanche loggato il privilege abuse, quindi totalmente stealth. Bene, allora, cosa possiamo fare per prevenire questa cosa qui? Innanzitutto, disabilitare i servizi che espongono interfacce DICOM non necessarie. Cioè, su Windows 2016, per default, sono installati i servizi di Xbox Game Service. Cioè, ma che cacchio ci stanno a fare? E questi espongono tantissime interfacce DICOM che girano come system. Quindi intanto iniziamo a togliere tutta questa robaccia. Seconda cosa, possiamo attraverso l'utility DICOM CNFG andare a modificare le permission di launch, execute dei vari DICOM, però anche questa è un'operazione che secondo me è pericolosissima e sicuramente qualcosa sfugge. Brutalmente disabilitiamo DICOM del tutto, però rischiamo che il nostro sistema operativo diventi instabile, perché molte delle funzionalità di Windows si appoggiano su DICOM. Quindi bisogna prima testare se è il caso o meno. RS5, che non è il modello di una nota autovettura tedesca, ma è Redstone 5, cioè la versione che dovrebbe uscire tra poco di Windows 10. Sembra, però prendetelo con le molle, che Windows abbia, in questa versione qui, che Microsoft, scusate, abbia modificato il comportamento dell'Oxid Resolver, ossia si rifiuta di risolvere porte non standard. Questo almeno è quello che mi è stato anticipato da Forshaw durante i test che sta facendo sulla preview, però anche lui mi ha detto, guarda, prendilo con le molle. Allora, io mi sono detto, ma possibile che nessuno mi sa dire esattamente cosa posso fare? Ho scritto a Microsoft. Un po' di tempo fa ho scritto a Microsoft, dice, signori miei, ma questa cosa qui, DICOM NTLM Reflection, è un colabrodo. Tra l'altro, con tanto di link verso il nostro Juicy Potato, l'elenco di tutti i CLSD, tra l'altro, c'è una marea di DICOM da sfruttare, ma è possibile che un povero Cristo, ma che deve fare per proteggersi da questa cosa qui?
stiamo analizzando la sua richiesta, mi hanno dato il numero del case, eccetera, 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 la prego di non diffondere altre informazioni. E vabbè, starò zitto. Non starò zitto. E guardate, cioè, sembra incredibile, ma ieri sera mi è arrivata questa mail, giuro che mi è arrivata ieri sera, vai, giuro. Questa qui, cioè, praticamente il tipo mi ha detto, guarda che ci stiamo dando sotto di brutto, però ancora non abbiamo capito come tamponare questa roba qui. Detto in parole molto povere, perché dice, sì, non possiamo applicare delle patch di sicurezza relativa al Deacon perché rischieremo di far esplodere la macchina, non si sa bene, è come cooperare a cuore aperto. Non possiamo cambiare, togliere i privilegi di impersonalità e servizi perché si basano su quello, però c'è una cosa un po' sibillina che io non ho ben capito, dice ma nelle prossime release di Windows qualcosa faremo, vuoi vedere che è quella cosa dell'RS5? Se è così ci rimboccheremo le maniche per trovare qualche altro bypass. Comunque io appena avrò altre notizie le pubblicherò sul mio blog, così almeno tutti noi conosceremo questo segreto di Fatima, spero. Bene. Pensieri finali, velocemente. Allora, innanzitutto non sottovalutate mai who am I priv, questo comandino, anche in una shell elevata per chi fa penetration test, eccetera. Due, se avete questi privilegi ad oggi, siete system. Io in effetti l'ho chiamato il golden privilege. Terzo, secondo me, i service user a questo punto sono più una salvaguardia che una misura di sicurezza. Altra cosa, non esistono altri tool che consentono, diciamo, di così di automatizzare gli exploit così come abbiamo fatto con Juicy Potatoes per gli altri privilegi. Quindi se qualcuno in sala è interessato, me lo faccia sapere, magari possiamo fare qualcosa insieme. Qui una serie di link, vabbè, li potete poi trovare nelle slide. Infine volevo... finito, solo ringraziare queste quattro persone che mi hanno dato una mano nell'altra al fare queste slide e preparare questo talk. Volevo ringraziare veramente di cuore Giovanni e tutto lo staff per aver organizzato questo bellissimo evento e avermi dato la possibilità di essere, io penso di essere uno dei più anziani, comunque l'apprezzo molto. Bene, io ho finito, spero che di non avervi annoiato. Ok, siamo un po' in ritardo, però recupereremo. Poi se avete fame è colpa di Andrea, di Massimo, di Pietro. E adesso il prossimo talk, parliamo, Sebastian ci illustrerà praticamente Windows Read Hijacking, Maintaining Access on Windows Machine, perciò dalla Privilege Escalation adesso siamo alla persistenza, che è una fase successiva chiaramente di un attacco. E Sebastian ha presentato già questo talk al Black Hat, perciò un talk interessante sicuramente, è una tecnica che ha scoperto lui e che, è una tecnica che ha scoperto lui e che è molto pericolosa e che consente, come dicevo, di fare persistenza. Passo la parola a Sebastian, parla in inglese. Hello, I am Sebastian Castro, I am from Bogota, Colombia. Today I'll be sharing with you a research I have made on Windows persistence. As Giovanni said, I have presented this also on Black Hat this year. I have named it RRD Hijacking, Maintaining Access on Windows Machines. I would like to thank to Giovanni and all of the staff from ROM Hat for letting me share with you this research. So this is about me. This is also my Twitter, Roder. I am an info security nerd. I like exploit development, and I am a Windows security enthusiast. I am not an expert. And I am the current technical research lead at CSL Labs, which is a Colombian company that works mainly on providing pen testing services, mainly to financial companies. I have been working on the field since 2003, and I got interested in the Windows security since I have started. So, this will be the agenda of this talk. First of all, I will expose the attack, what is properly the RID hijacking, and how a quick overview of how
does it look like when it's executed? Right after, to properly understand the attack, I will explain shortly the Windows security architecture and the security task related to the hook. Here in hijacking the RID, I will point out where exactly the security issues are found that make this attack possible. And to demonstrate the effectiveness of this attack, I will do a live demonstration with a Windows 10 virtual machine I have updated last night. And we'll test the RID hijacking attack with a model of Metasploit I have developed to automatize it. After that, some final conclusions. Of course, I'll be glad to answer all your questions at the end of the talk. So let's speed up the RID hijacking attack. What is the RID hijacking attack? It is a new post-exploitation vector which is reliable on all Windows OS versions since NT. I have tested it from Windows XP to Windows 10 and Windows Server 2003 to 2012. Haven't tested it on Windows 95. If you can test it and if it works, let me know, please. It will create a stealthy access on the target, all by using OS resources, which means that no noisy extra files are needed that could trigger any alert on the victim. Properly, this attack takes advantage of some integrity issues I have found on Windows Security, and it is reliable on domain member workstations and server, not currently on domain controllers. I am working on a similar attack which is reliable on domain controllers. So, in short, this attack will hijack or assign the relative identifier of an existing account and will set it up to another one. Just the RID, meaning that all the other account properties, such as the username, such as the password hash, the account status, will remain the same before and after the attack. By hijacking the RID, also the privileges are spoofed. But one interesting thing, is that no matter the hijacked account status, active or no, the hijacker account will be capable of retrieve the privileges of the spoofed account as own. So, remembering that the only the RID attribute is modified, an attacker could log on with a specific credentials he owns and will grab the privileges of another account. And on most configurations, I have seen mainly on domain members, on domain joined machines, a remote access is permitted. So you can access by using this attack by using remote desktop, PSXsec, and will be possible to authenticate with the own credentials remotely in most configurations. And after a successful login to the victim with these credentials, the system will register any operation which has taken place during the hijacker session and will register as done by the spoofed account. So this is how it looks like. So in this image, we are authenticated. Let me see. Yeah. We can see that we are authenticated as the guest user. If we query our privileges by using the net user tool, we can see that we are only members of the local group guests. But we are capable of writing on protected folders. In this case, we are writing on System32 folder, which is cool. So, to understand the magic behind this, I will briefly explain how the login process works. I forgot to say something about me, and is that I am terrible at Paint. Okay? So,
I told you I'm terrible. Well, I think that the Windows authentication and authorization architecture is similar to the security concept of some buildings I've been on. So you introduce yourself in front of the person in charge. The person in charge verifies if you are registered, and if you are, then he provides you an access card, which permits you to get into the zones you are allowed to. This is the access token that Andrea have mentioned in the last talk. So, for understanding our purposes, this will be our character. So this will be the administrator account. This will be our main character, which will be an unprivileged account. Unprivileged account, in this case, is the guest one. The black blue guy will represent the Windows security. And this ugly building, the Windows operative system we are attacking. So inside this building, imagine that there is an RFID-like control system managed also by this blue guy. So to keep it simple, I have drawn three floors to represent the privileges an account can get. As we have seen, there are a lot of privileges, but it's hard to draw them all. So depending on configuration, guest users can't access or only can access to the first floor. Standard accounts will acquire the privileges of the first floor and the second floor. An administrator one will get all everywhere inside the building. In a more technical way, when an interactive logon takes place on a Windows machine, many objects of the system get involved. But the most noticeable are WinLogon, the LSASS, which is all of this, the Security Hive, the SAM Hive, and the, in this case, which is related to domain controllers, the ADDB, which is stored in the NTDSA. However, the RFID hijacking attack is focused on local users' login attempts. So we will ignore by now the KDC and all the authentication packages related to Kerberos, and we'll be focused on the LSA server, the MSB1 DLL, and the SAM server. Okay, in a nutshell, the logon task is this. I know that many of you have seen this graphic before. So we are here authenticating as administrator account by using the administrator and password Ryan Grimm. We authenticate by using WinLogon. And after that, if we have access to this machine, the WinLogon, the LSASS with a connection, an LELPC connection with the security reference monitor, will create an access token that will define the security context of the user session. The security reference monitor is a kernel mode process, which is in charge of creating that, and also is in charge of checking the security context, the access token, with the file discretionary access control list to verify if an user has permission to access or not to an object. All of this is done by using security identifiers. So this is the structure of every security identifier that is used to represent all the security principles on a Windows system. So the first part in yellow is the one which differentiates of the machine on or domain and among others. But the last one, this one, is the relative identifier that can be the same across all machines. For example, in every Windows machine, you can find that the administrator building account will have the 500 relative identifier, the guest account will have the 501, etc. So remember that every user account, built in or not, has its own RID. So suppose that the administrator wants to log on here. So he provides its username and password to WinLogon.
to do that, Windows needs to initialize some tasks and connections between processes. And right after, we'll call Logon UI to grab the credentials by using credential providers that will define the way that Windows will process the entered credentials. After that, with this information, Windows will create a unique identifier to differentiate this logon attempt, and Windows will call LSASS to retrieve a handle for an authentication package. But what is an authentication package? As I have told you, there are two that are more, the most common are the MSB1O and the Kerberos one. These are DLLs that verify the authentication policies such as matching user passwords, verifying some account restrictions. But for the RD hijacking attack, we will be focused on the MSB1.1. So, continuing with the authentication process, Windows will send the authentication package with a combination of username and password and the recent created identifier for this logon. And then, this critical step, the MSB1 will send the username password combination to the SAM server DLL. And right after, the SAM server will query up the SAM registry hive and will retrieve some important information associated with this account. And now, to sum it up, the MSB1 will check the information retrieved. If it is okay, it will generate an identifier, which is called LUID. And all this data will be used afterwards to create the access token. Hello? Okay. Now that everything is, the Windows Security Subsystem proceeds to the authorization process to create the access token that will define the security context of this user. So the access token is used to define the security context of a process and also of a user session. This object, as I've told you, is created by the Security Reference Monitor. And it's important to notice that every child process will inherit a token copy of their created one. So, meaning that every process within a user session will be with the same access token. Right after the initial access token, the LSASS will receive the logon information from the SB1, and will check it up its own database with the, which is the security registry hive, to determine the user's allowed access. This check is done by using the security identifier that has been added here. And right after, the LSASS will add all the privileges associated with this security identifier that differentiates this user. And finally, it will create the primary access token that will define the security context. So in this case, we can see that administrator has received his own access token, and it will be allowed to move everywhere inside the system. So, now that we went through the standard user login process, let's take a look at the things we're interested in. So where in the process are something exploitable? So here's a quick question. How is the user identified by the system after being successfully authenticated? Yes, it's identified by its ID, which is unique in this host. How does the system associate a user with his security identifier?
using black magic. So let's see that. So remember this part of the process? Here is the exact moment that username is translated into his associated security identifier. So right after doing this translation, some important security information is retrieved from the SAM. So is properly the username associated with this security identifier, and what security information is retrieved from the SAM? The SAM server is in charge of querying up this registry hive and will translate from username to password with these steps. So he goes into the SAM database on this registry key and will select the specified username. We can see it here. Right after, it will enter inside the key, and each of these registry hives will contain a reg binary inside of them that have an attribute called type, and this attribute contains the annexed small version of the relative identifier of the user. In this, the relative identifier is 3E9, which in decimal base is 1001. And now that the SAM server knows which array is associated with this username, we will query another registry hive, which is this one, and we'll choose the one whose name is the same relative identifier stored to the reg binary we have seen before. Then it will grab all the information stored into the referenced key, and it will back to the authentication package MSB1.0, and after under well, so some questions may arise after understanding this process. So why does the SAM does only store the relative identifier? In every machine, every user will have the same first part of the security identifier, and the last one will be the one that will be changing inside that system. So what information is received from the SAM? Data obtained from the registry will contain the password hash, which is encrypted with the system boot key, will contain the account status, active or no. It will contain some additional account restrictions, but it will contain something interesting, which is a copy of the user's relative identifier inside this binary. So let's exemplify the attack. So let's try to do the authentication process with this red girl, and we will omit some parts of the authentication process, and we will be focused on the interesting one. So omitting the beginning related to the authentication and Winlogon stuff, let's assume that Winlogon has done everything well and sent the login information to the MSB1, and after that, the package MSB1 will send a combination of the username and the password to the SAM server. Now the SAM server will query the SAM database looking for the associated guest key. Then it will retrieve the hexadecimal version of the relative identifier, or in this case it's 1F5. SAM server will query again based on this recently acquired information, this specific registry hive, and the process will retrieve the security data related to the user, including this RID copy, which is stored in this, in one of these binaries. And after that, SAM server will send this back, this information back to the MSB1 authentication package, and these guys will do his job. So this could lead to two possible scenarios. The first one is that the hacker guild, which is representing the guest account, will not authenticate because on every Windows machine, by default, the guest account is disabled.
So we are going to get an access denied. On the second scenario, supposing that for some reason the next account can authenticate against this machine, she will receive her access token, and then she doesn't get kicked off, but has access only to this first floor. So how could we improve this situation? So what would happen if the RID copy changes to another body? So this is the core of the RID hijacking. I have found that this particular value, which is stored in a specific binary inside the Hive, is used by the security reference monitor to create the primary access token, which means that if that value is modified to another one, it will assume that this is the correct value associated with the user when creating the primary access token. So we are changing from 1F4 to 1F4, and we are switching the relative identifier from the guest one to the administrator. So repeating all the process, MSB1 will send the user hash to some server. Some server will query up the sum with the guest username. It will retrieve this registry hive, this rec binary, and will obtain the relative identifier 1F5. Right after that, it will query again this 1F5 registry, and now it will receive the security data from the SAM, including this modified RID copy. This data is sent back to the MSB authentication package, and now the MSB1 package will check for restrictions for this user, obtained from the SAM as for the SAM as a security data. The thing is that MSB1 will take the status of the guest account, which is active in this case, but will assume that it is the administrator one. So it will be possible to authenticate with privileges of the administrator. So when the MSB1 does the authentication verifications, it will seem that the hash password entered right at the beginning of the authentication process will be the same as the one which is stored into the SAM. So now that everything is okay, the authentication package will retrieve the login information to the LSASS, and then with the help of the security reference monitor, it will create the primary access token. All security properties of this account will remain the same, but the RID, the critical one. So getting the RID in this case is equal to acquiring the privileges of the spoofed account. So, and doing everything, you can do everything you want with this new privileges acquired. In this case, this red girl is authenticating with Eastown credentials, but she is getting the privileges of the administrator one, so she can do anything inside the system on behalf of the administrator account. So these are the proper security issues that allow this attack being possible. So the first of all is that SAM server does not check if the relative identifier associated with consistent with the RID copy, which is stored in the binary, is used by the security reference monitor to create access token. LSASS does not corroborate the RID with the username before creating the access token. And the LSASS never looks for RID inconsistencies during the user session after being authorized. So this will be the interesting part. So this is the architecture of the demonstration I am planning to do. So it's quite simple. We'll try to authenticate with the guest account and an unprivileged one, which is not different than standard user account.
We'll try to authenticate against a Windows 10 machine I have updated last night by using interactive logon, remote desktop, and PSXX. And we will do the RID hijacking attack with the Metasploit module I have developed by using this Kali Linux attacker. So, get into it. You can see here that, no, we cannot see that. Let me see. Okay, yeah, I got it. Yeah, now can we see? So, this is the virtual machine we are attacking. We can see that it is the latest version. Actually, yeah, it's updated early this morning. We can see here the IP address. We are attacking this IP address. And this will be the attacker one. This is the model we are going to use. You can find it on the latest Metasploit official release. This is the attacker IP address. Okay. Nothing. So let's try to authenticate with the implemented version of PSXX against this. Okay, it's not possible. I have enabled the guest account in this case, but we get a type not granted. Okay, logon type not granted. And let's see here. These are the users that are available on these machines. Trader built-in account. Here is guest account. And here is one a standard user account we are going to use to exemplify the RID hijacking tool. So if we query up the user guest, we can see it is only a member of the local group guests. Nothing different, it's enabled, the account is enabled. Net user administrator. This account is the built-in one, and it is disabled. We can see it here. All right. Since this is a post-exploitation technique, it requires a meta-interpreter session to properly automatize this attack by using the Metasploit module I have developed. But is it this executed resources? So let's see the session of interpreter. These are the session, okay. And let's see the options. These are the options of the module. These are the guest system. We'll try to acquire the required privileges to automatize the stack. This will be the Boolean that will define if we are going to use the guest account as an attacker one. The password, if we want to change the guest account password, the relative identifier we are planning to set, and the session of meta-interpreter. So in this case, we'll try to set these values. We are going to use the guest account. And let's set a password. And set session. Okay. So
right before doing something. I will try to interactive log on by using the guest credentials so we can see it more clearly. Okay, it is not possible for us to authenticate even in this interactive logon by now. And let's execute the already hijacking attack. These are our values, and let's write exploit. Okay. Now we have changed it from RID 501 to RID 500. So let's try again to authenticate with the guest account. Okay, it seems that we are capable of authenticating. Nothing by now, but if we try to do the PSX version of in packet, okay, it will be possible for us to get a shell, a system, with by using the guest credentials. So it is possible also to do an interactive logon. So in this case, we can see that we are guest. But the interesting thing here is like we have the relative identifier of the administrator. Okay. It is possible for us to do some interesting things like creating some interesting file like pretty cool. And the thing is that if we query up our privileges here, let me see. If we do something like a net, let's do it here, net user guest. We are only members of the guest group, so an administrator will check our privileges. Yeah. We are only guests, but we are capable of things as administrator. And if we take a look of, on the administrator, sorry, user, you will see that this account is disabled. So we are doing things as a disabled user. We are spoofing the privileges all by doing this attack. But someone will say, no, but this only works with the guest account now. That's interesting because this is reliable for every standard local user account. So if we try to use, let's query the unprivileged account. Let's query it here. Okay, we see that we are only users local group, which is a standard user account. If we try to do a PSXsec of the, remember that the inpacket version of PSXsec will try to acquire system privileges if possible. So if we do that, privileged. Okay, no, didn't work as well. I think that I have already hijacked the unprivileged account, but
let's see, these are privileged. Yeah, I have already, I think that I have already hijacked it. We can see that we are only members of the user group, of this group, but we are capable of deploying a system session with these credentials associated with the unprivileged account. Okay. So, there are some final conclusions. By now, as you have seen, there are no existing patch provided by Windows to protect their system from this attack. The only way I think to defend a machine is by detection by now. Of course, there are solutions that are related to modify and properly those details that are related with the authentication and authorization process. Okay. Sorry about that. Yeah, it is working? No, it's not working properly? Oh, okay. Yeah, sure. Okay. Better? Yeah? Can you hear me? Okay. So, as I told you, by now, the only way to defend from this attack is by detection. You can verify if this RID copy is consistent with the one which is associated for this user. There are some workarounds to detect this, like developing some scripts which hide privileges to check the some registry hive and compare the value which is stored inside the rec binary with the RID value which is assigned to this user. Of course, this kind of detection is more complicated on big Windows domains, since a simple workstation can have this and it can be used to an entry point for an attacker. So I have worked on some workarounds. I'm trying to automatize the way to verify if the relative identifier associated with the user is consistent with the one which is stored inside of this binary. Okay. So I think that's it. Thank you so much, and I hope you like it. Grazie a Sebastian, e adesso andiamo a pranzo, l'ho detto, lo trovate qui fuori sulla destra, potete anche prendere la birra, abbiamo fatto tornare il ragazzo della birra, così se volete bere durante il pranzo. Una cosa, ci ritroviamo qui per le 14:40, si rinizia, ok? 10 minuti che abbiamo perso li recuperiamo.